Martedì 8 novembre, 32ª settimana del tempo ordinario. Ricordiamo la Beata Maria Crocifissa Satellico. Imitiamo la vita dei santi, che siano di esempio a tutti, ai laici e ai consacrati. La Chiesa saluta te, Maria Crocifissa, figlia fedele di Chiara, umile pianticella di Francesco. Tu hai conformato la vita a colui che per amore dell'uomo si è lasciato inchiodare alla croce. In una breve esistenza hai cercato costantemente il volto dell'amato in cui hai sperato. Lo hai trovato sul viso dei poveri che bussavano alla tua carità. Lo hai visto nelle consorelle affidate alle tue cure e alla tua autorità. Lo hai udito fra le mura del monastero di Ostravetere che ha custodito la tua consacrazione. Ma ben più intensamente lo hai sentito vicino nell'incontro quotidiano del banchetto eucaristico. Così Papa Giovanni Paolo II ha salutato la beatificazione di Maria Crocifissa nel 1993. Elisabetta Maria nasce a Venezia da Pietro Satellico e da Lucia Mander il 9 gennaio 1706. Vive con i genitori in casa dello zio materno, un sacerdote che provvede alla sua formazione morale e culturale. Dotata di una precoce intelligenza, dimostra una particolare disposizione per la preghiera, la musica e il canto. Nutre fin da fanciulla la vocazione religiosa e aspira a diventare monaca. Il Signore, con un atto provvidenziale, le indica l'ordine in cui consacrarsi. Una giovane insegnante veneziana di musica e canto, impegnata nel monastero delle Clarisse di Ostravetere, nelle Marche, deve lasciare il convento per motivi di salute. Per sostituirla viene accettata l'offerta di Elisabetta Satellico, che entra come educanda e addetta alla direzione del canto e del suono dell'organo, ad appena 14 anni. 5 anni dopo, il 13 maggio 1725, veste l'abito religioso, cambiando il nome in quello di Maria Crocifissa. Dopo aver fatto la professione religiosa, concentra tutti i suoi sforzi nella realizzazione del suo costante desiderio, rendersi sempre più conforme a Gesù Crocifisso. Provata e purificata da Dio, con continue afflizioni di spirito e con gravi infermità nel corpo, raggiunge una straordinaria perfezione, sopportando anche gli insulti e gli assalti dei demoni che la tormentano per tutta la vita. Ha il dono di straordinari prodigi soprannaturali e autentici fenomeni mistici, particolari segni di predilezione divina. Abbadessa del monastero e poi vicaria, esercita con bontà e fermezza questa carica fino alla morte, avvenuta l'8 novembre 1745, all'età di 39 anni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Per essere più degni di celebrare questa Santa Messa,
chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni sapienza, che nel beato Giovanni Dunziscoto, sacerdote, assertore della concezione immacolata della Vergine Maria, ci hai dato un maestro di vita e di pensiero, fa che, illuminati dal suo esempio e nutriti dalla sua dottrina, aderiamo fedelmente a Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi e saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo. Non siano maldicenti né schiave del vino. Sappiano piuttosto insegnare il bene per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di opere buone, integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. È apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore e esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene e avrai sempre una casa. I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare, il gregge gli dirà quando rientra dal campo: vieni, mettiti subito a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura quelle parole della lettera a Tito, dove Paolo dice così: è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. Questa espressione la leggiamo nella messa di mezzanotte a Natale. Cosa vuol dire alla fine? Vuol dire che Dio ha manifestato il suo progetto di salvezza. Possiamo contemplare l'opera di Dio nella nostra vita. Il dono di Gesù, quel dono che Dio ha fatto e di cui Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio perché chiunque crede in lui si salvi. Ecco, quel dono si realizza. E con la sua morte e la sua resurrezione il disegno di Dio si è pienamente manifestato. È apparsa la grazia di Dio. Ora, di fronte a quest'opera che Dio ha compiuto in Gesù per la nostra salvezza, qual è la risposta da dare? E la lettura continua. Ovviamente è la risposta della fede, cioè dell'accoglienza dell'opera di Dio. Ma più che mai in questo contesto vale quello che ci dice l'Apostolo Giacomo: la fede senza le opere è morta. Cioè la fede non è un puro sentimento. Certo che noi siamo salvati per mezzo della fede, perché accogliamo l'opera di Dio, ma la fede non è un puro sentimento. La fede poi deve esprimersi in scelte di risposta all'amore di Dio. Ed ecco che questo brano della lettera a Tito, difatti, continua così: è apparsa la grazia di Dio che noi dobbiamo accogliere nella fede. Concretamente dice, ci ha insegnato a rinnegare le impietà e i desideri mondani, cioè a buttar via il male e poi a vivere con sobrietà, giustizia e pietà. Tre parole che sono capaci di dire un po' il tipo di risposta che noi dobbiamo dare a Dio nella fede. Sobrietà. La sobrietà è il non abbuffarci delle cose, è quell'atteggiamento di distacco del cuore che poi, come testimonianza, può diventare anche la povertà più grande. Ma per tutti è necessaria questa sobrietà, che indica l'orientamento del cuore a Dio e che nella nostra vita non ci sono altri idoli. La sobrietà. La giustizia. La giustizia indica le buone relazioni fra le persone. Buone relazioni che, come ci dice il Vangelo, oppure come ci ricorda il libro degli Atti degli Apostoli, queste buone relazioni che sono dettate dalla carità. E infine la pietà. La pietà vuol dire l'amore e quindi la carità verso Dio, verso i fratelli. E questo è il nostro modo di vivere la fede e di rendere la fede concreta. Fatto tutto questo, così come quel servo che è ritornato a casa compie tutte le sue opere, si sente rispondere da Gesù: siamo servi inutili. Attenti,
non inutili nel senso dispregiativo, tipo non servite a niente, non siete buoni da niente, non è questo il senso. Siamo servi inutili nel senso che anche quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, la conclusione è la salvezza è dono di Dio. Se siamo salvi è per un fatto della misericordia di Dio, è dono di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da donare. Quindi non c'è un diritto alla salvezza. C'è una risposta della fede da dare a questo dono che Dio fa. Ma che Dio faccia questo dono. E che sia un dono immensamente al di sopra della nostra risposta. Questo appunto resta opera della misericordia di Dio. E questo ci fa capire anche il valore della preghiera di intercessione. Perché? Proprio perché è nella preghiera di intercessione che noi possiamo dire al Signore: Signore, questo tuo dono arrivi abbondantemente nel mondo, nella Chiesa, in ogni situazione. Capite allora oggi, di fronte a tante sofferenze, di fronte a tanto male, com'è importante questa preghiera di intercessione. Proprio perché il dono di Dio non venga mai meno e gli uomini aprono sempre il cuore al dono di Dio, non chiudono mai la loro casa. Noi in questi giorni in tante occasioni diciamo com'è importante pregare per la pace, certo, com'è importante, perché sappiamo a questo punto che è dono di Dio. Gli uomini non saranno più capaci di trovare vie di pace se dietro non c'è il dono di Dio, il dono dello Spirito di Dio, il dono della sapienza di Dio, il dono della fortezza di Dio. E allora com'è importante questa preghiera di intercessione, questa supplica, perché il dono di Dio non venga mai meno, consapevoli della nostra povertà e della nostra piccolezza. Sia lodato Gesù Cristo.